Vi diamo il benvenuto a questa veglia, sia ai presenti, a tutti voi che siete venuti qui, sia a coloro che ci seguono grazie alle onde della tenda TV che è con noi questa sera. Essere tessitori di fraternità è l'invito rivolto quest'anno a tutti i credenti per vivere l'ottobre missionario. L'immagine del tessitore ci aiuta ad evocare l'espressione di una volontà che agisce e trasforma numerosi e differenti fili in un tessuto che diventa unico. Se noi siamo i tessitori e la vita rappresenta la trama del nostro tessuto, possiamo paragonare i fili alle nostre relazioni quotidiane. L'intreccio di questi fili relazioni genera una tela finale che possiamo immaginare come la comunità nella quale vogliamo abitare. La bellezza di questo messaggio è che, per quanto la vita possa indicarci il cammino o la trama, ognuno di noi è libero di scegliere come intrecciare i fili e quindi le relazioni. Tessere fraternità in questa ottica significa riconoscere la relazione come terreno privilegiato dell'incontro con l'altro, che diventa parte di me, strumento di crescita, compagno di viaggio, specchio che mostra i miei lati buoni, ma anche quelli più oscuri. La relazione con l'altro ha bisogno di nutrimento e in questo senso Gesù ci invita con il suo esempio a prenderci cura delle relazioni attraverso la tessitura, che è un esercizio di ascolto reciproco, di incoraggiamento, di rispetto, di accoglienza, di attesa dei tempi altrui, di accettazione della fragilità. Questa sera siamo invitati a rinnovare questo impegno relazionale, che trova per noi cristiani un senso missionario nuovo, e lo faremo vivendo quattro momenti. In primo luogo, desideriamo riconoscerci debitori della vita che ci è donata da Dio, che è nostro Padre di tutti gli uomini della terra. In una visione macro, Egli è il nostro tessitore. In un secondo momento saremo chiamati a rinascere nell'amore del suo Figlio, donato a tutti noi. L'amore guida le nostre azioni e quindi le nostre relazioni, che sono i fili del tessitore. Il passaggio successivo pone l'attenzione al dono dello Spirito Santo, che con la sua azione può aiutarci a divenire umili fratelli. Lo Spirito Santo è la trama della nostra vita. Concluderemo con il mandato missionario, che rappresenta la nostra volontà a viverci come tessitori di fraternità per conto di Dio. Iniziamo questa veglia di preghiera con il canto Popoli Tutti, che trovate nel libretto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Padre, che hai creato con bontà ogni cosa e hai plasmato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza, guarda con amore l'opera delle tue mani in questo momento di sofferenza e smarrimento. Gesù Cristo, che ti sei fatto uomo e hai condiviso in tutto la nostra umanità, soccorrici nella tempesta che sta travolgendo il mondo intero e trasforma le paure che ci paralizzano in autentici cammini di fraternità e di amore. Spirito Santo, che sei il protagonista della missione e continui a tessere i fili della storia umana di salvezza, rendici testimoni nel mondo della vita sovrabbondante del Vangelo. Siamo una comunità cristiana missionaria che stasera si è riunita per adorare e supplicare Dio Padre, Figlio e Spirito Santo perché con i Suoi doni ci custodisca nell'unità. Preghiamo insieme il Salmo 147 accompagnati dalle note musicali. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene. Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio. Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti. I piccoli del corvo che gridano a lui, non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo. Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene. Dio Padre, Creatore di tutte le cose, si è donato alla vita. L'amore di Dio per l'uomo è grande, coinvolgente, penetrante. Di fronte al suo grande amore per noi, non possiamo che rimanere stupiti e meravigliati. Dio ci ha creati e ci ha resi custodi di questo dono. Partiamo proprio dal conoscere questa santa, da un fatto che è curioso inizialmente. Regolari e non semplici. E allora, Don Gaetano, partiamo proprio dal conoscere questa santa, da un fatto che è curioso inizialmente. È santa delle missioni, ma si parla di una claustrale, di una che è sempre stata nel Carmelo. E infatti, Santa Teresa di Gesù Bambino, o Santa Teresa di Lisieux, così come viene chiamata in base al luogo dove lei è cresciuta e dove è diventata santa, in questo Carmelo, in questo monastero di clausura, dove lei ha dedicato tutta la sua vita alla preghiera e all'incontro col Signore Gesù. Però lei si rendeva conto che quelle mura
non erano un luogo per tenerla ingabbiata, ma erano il luogo per fare, per realizzare l'incontro vero col Signore Gesù. Per questo lei attraverso la preghiera va oltre quelle mura e raggiunge tutto il mondo. Ecco perché il Papa, nell'individuare i santi protettori delle missioni, sceglie a fianco a San Francesco Saverio, certo, che è stato un missionario fino all'estremo oriente, un gesuita, sceglie Santa Teresa di Gesù Bambino per dire che tutti quanti noi partecipiamo alle missioni, anche se noi materialmente non prendiamo la valigia e non andiamo in Africa o non andiamo in Asia, ma anche nella nostra casa, magari nel nostro letto di dolore, nelle nostre situazioni tristi, possiamo partecipare al sacrificio di tanti che vanno lontano con la nostra preghiera. Chi è che accompagnerà la voce, i gesti, le carezze di chi va a incontrare altra gente? Saremo noi, con la nostra preghiera. Questo è il messaggio di Santa Teresa. Dal libro della Genesi. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è sulla terra e ogni albero in cui è il seme che produce seme, è il frutto che produce seme, sarà nel vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche e a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Dio, Padre buono, ci dona la vita ed ogni cosa. Lascia a noi di scegliere che cosa fare dei suoi doni, se accoglierli o ignorarli, se custodirli e amministrarli perché portino frutti buoni o possederli egoisticamente, sfruttarli e sperperarli, minacciando la sopravvivenza stessa del pianeta. Ogni dono di Dio è un invito a goderne, ma anche un appello ad assumerci le responsabilità di quel dono, perché sia custodito e fatto crescere per la gioia di tutti. Ascoltiamo ora la testimonianza di Don Damiano Boffo, un giovane originario di Fossalta Maggiore, che si è formato all'interno dell'operazione Mato Grosso, è partito per il Perù per un'esperienza missionaria, fino a rispondere alla chiamata del Signore a servire il Vangelo e i fratelli come prete.
Oggi è qui con noi, insieme al suo vescovo, Giorgio Barbetta, della diocesi di Huari, in Perù. Vescovo che lo ordinerà sabato mattina in cattedrale a Vittorio Veneto e diocesi dove Don Damiano continuerà ad offrire il suo servizio pastorale. Mi chiamo Damiano Boffo, naturale di Fossalta Maggiore. Qualcosa già detto. I miei genitori sono Andrea Boffo, Genoveffa Cendrete, agricoltori. Ho due fratelli e una sorella. All'età di 14 anni ho avuto la fortuna di incontrare in maniera più personale il cammino dell'Operazione Matto Grosso. Operazione Matto Grosso, movimento giovanile fondato dal padre Ugo De Censi, con il desiderio di lavorare qui in Italia per aiutare le missioni che abbiamo in Perù, Brasile, Ecuador e Bolivia. Così concretamente, fare Operazione Matto Grosso era trovarci con 7-8 amici, due sere a settimana a fare piccoli lavori, e poi i weekend partecipando ai campi di lavoro che altri ragazzi come noi organizzavano nelle varie regioni d'Italia. Nel 2012 sono partito per la mia prima esperienza di 6 mesi in Perù, dove ho conosciuto i più poveri, le persone più povere, e soprattutto dove ho conosciuto un sacerdote italiano dell'Operazione Matto Grosso, un sacerdote molto buono, padre Giorgio Nonni di Faenza. Così dietro a queste due cose è nato a me il desiderio di entrare in seminario. Entrare in seminario si è concretizzato poi nel 2015, tornando in Perù, per iniziare il mio percorso come seminarista nel seminario diocesano Signor de Pomaliucai della diocesi di Huari. Se devo riassumere la mia vocazione, vengono alla mente le tante persone che il Signore, come un grande regalo, mi ha messo vicino e che porto nel cuore come qualcosa di prezioso e che non devo lasciare, non devo dimenticare. Con qualcuna di queste persone camminiamo ancora assieme, qualcuna non c'è più. Così, ecco qui, vi faccio vedere tramite queste foto le persone della mia vocazione. I poveri che ho conosciuto in Perù, nelle Ande del Perù, soprattutto gli anziani, sporchi, puzzolenti, con la loro povertà materiale. Poi i bambini, semplici, sempre contenti per quel poco che gli dai e sempre pronti a regalarti un sorriso. Una fede semplice e antica, fatta di poche parole, ma con gesti concreti di rispetto e devozione alla Madonna e a Gesù. Ho imparato in Perù che tramite la vita dei poveri, delle persone, che tutto quello che c'è è un dono di Dio. Poi gli amici qui in Italia, con cui sempre assieme abbiamo vissuto l'Operazione Matto Grosso, abbiamo lavorato, e poi gli amici in Perù, in seminario, sia gli italiani, gli altri compagni di seminario italiani, e sia i seminaristi, anche i miei compagni di seminario peruani. Poi c'è stato
il padre Giorgio, il sacerdote che ho conosciuto nella mia prima esperienza, un sacerdote con un grande cuore, però allo stesso tempo anche molto duro, molto deciso nel cammino che voleva fare, molto devoto alla Madonna. Ricordo che con lui camminare, andare da un paesino all'altro, nelle Ande, voleva dire stare in silenzio, lui sempre con il rosario in mano, sempre pregando alla Madonna. Poi il padre Ugo, fondatore dell'operazione Matto Grosso, ma soprattutto padre di tanti ragazzi italiani e dell'America Latina che desiderano vivere un cammino verso il Signore attraverso la carità. Ecco, farvi vedere queste foto con volti di persone e provare a raccontarvi com'è stato per me arrivare fino a qui, a pochi giorni dall'ordinazione sacerdotale. Persone che con la loro fede ed il loro esempio, che poi è la vita, mi hanno indicato un papà buono. Un papà buono nel cielo. Però la voce che più mi ha svegliato, la voce che è stata anche uno schiaffo e mi ha detto «Damiano, vivi bene questa vita che ti ho regalato», è stata la morte di alcune di queste persone, di alcuni amici. Così ricordo Leonardo di Ponte di Piave, morto a 19 anni per un tumore. Ricordo il padre Giorgio, morto anche lui nel 2015 per un tumore. E due anni fa, dicembre di due anni fa, il padre Ugo. Di fronte alla morte delle persone care, non voglio restare indifferente. Qualcosa desidero fare, qualcun altro devo cercare. Ecco che penso al Vangelo di Giovanni. Se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Così prego qui con voi per essere questo piccolo chicco di Dio che con vergogna e paura cerca di dare frutto buono e che nel camminare riesca a morire io dentro per non portare la mia testimonianza ma per portare dentro e fuori di me la vita e il Vangelo di Gesù. Io voglio ringraziare Monsignor Corrado perché mi permette di ordinare sabato Damiano sacerdote. Lo ringrazio di cuore e vi lascio tre brevissimi pensieri. Il primo è Dio non si vede, come tesse Dio. Se ascolto Damiano, tesse con le persone. Bisogna desiderare che Dio tessa con le persone che incontriamo. Sant'Agostino diceva che per fare una cosa prima di tutto bisogna desiderarla. Ecco questo desiderio, Signore, tessi tu facendomi incontrare le persone giuste, indicandomi il cammino attraverso le persone. Secondo pensiero è questo. Dal cuore alle mani,
mi commuove pensare a Damiano che diventa prete così giovane. Ecco, se mi commuove Damiano, se mi commuove un povero, la commozione è il primo passo, è nel cuore, però il secondo passo deve essere nelle mani. Ti do una mano, ti aiuto. Ecco, ogni volta si tesse così, dal cuore alle mani. E l'ultima cosa è il filo. La trama e l'ordito sono fatti con un unico filo che ha un unico suono. Sì. Ecco, il mio sì, il sì di Damiano, il sì di ognuno, si tessono in qualcosa che il Signore tesse. Quindi il mio sì è il sì agli altri e il sì a Dio. Dall'amore di Dio Padre ci viene donato il suo unico Figlio, Gesù Cristo. Attraverso di Lui siamo tutti chiamati a rinascere, a non vivere più per noi stessi, ma per Colui che ci ha amati e ha dato la sua vita per noi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. L'amore del Padre e del Figlio è un amore senza confini. Animati dal desiderio di andare oltre l'ordinarietà e vivere in pienezza la sfida missionaria, la nostra diocesi ha scelto di impegnarsi in una nuova esperienza di fratellanza con la diocesi di Livramento in Brasile. È passato un anno da quando è arrivato in Italia Don Nisivaldo e poco dopo è partito Don Marco per il Brasile. La loro adesione al progetto di Dio è un esempio di disponibilità e di amore molto significativo per tutti noi. Ascoltiamoli. Una volta sono stato qua in Italia e ascoltando, anche partecipando di qualche congrega, ho sentito anche delle fatiche. E poi tornando in Brasile, anche se nella nostra diocesi ha tanto bisogno, tante parrocchie ancora senza prete, e vedendo che di tutto che ho conosciuto, tanti italiani hanno dato la vita, la loro vita, per la missione in Brasile, prete e suore. E dentro di me è nato un desiderio, ho ripetuto questo alcune volte, non per pagare quello che gli italiani hanno fatto per noi, ma per essere una presenza un po' e dare una mano, dare una mano. E è nato questo desiderio, e un giorno Don Armando mi chiama a casa sua
e ha detto: ho una proposta rivoluzionaria per te. Pensavo che fosse cambiarmi di parrocchia. Invece lui ha detto: perché ho parlato con Dom, da noi si dice Dom il Vescovo, Dom Conrado, e ho proposto a lui di fare un scambio missionario. E adesso lui ha detto di sì. Accetta? Ho detto sì. E poi, allora, sono venuto qua. Mi fa ricordare che Gesù, che è il grande missionario del Padre, e l'ho seguito, seguito perché un giorno ho sentito una chiamata nel mio cuore che ardeva e mi spingeva ad uscire. Adesso anche il Papa Francesco parla tanto della la parola chiesa in uscita. È stata veramente una scelta, una decisione, ma soprattutto è stata una risposta. Come se la vita lì non bastasse. La vocazione alla sequela di Gesù non è pronta, non finisce quel sì dato in quel giorno. Lui continua a chiamarci sempre. Erano tanti, e io ho detto dentro di me, perché io? Tanti preti là, ma perché io? Questo mi fa ricordare Santa Teresa, Madre Teresa di Calcutta, che in un viaggio in treno andando verso, tornando da Calcutta, ha sentito la seconda chiamata, cioè il Signore continua a chiamarci. Uscire è una questione di amore, amore a Gesù, amore alla sua Chiesa, amore alla gente, tutti, a tutti i nostri fratelli e sorelle. E aprire mano dai nostri desideri personali, aprirci al desiderio di Cristo che ti chiama dove c'è bisogno. Noi dobbiamo andare dov'è il popolo di Dio, andare al popolo. Nella missione, che è un'uscita, ci muoviamo tra tante cose: le incertezze, le paure, lo sconosciuto. Però soprattutto mi muovo con una certezza, che il Signore mi accompagna. Ho avuto sempre questa certezza nel mio cuore. Gesù è quello che manda, che invia, ma che va insieme, non ti lascia da solo. Questo mi conforta, mi incoraggia, mi fa portare avanti il servizio per cui lui mi ha chiamato. Sono arrivato un anno fa qui. Guardo indietro e vedo quante cose ho vissuto, ho imparato, tantissime cose. Anche sono consapevole che imparando a conoscere la cultura locale mi aiuta a conoscere la mia stessa. L'esperienza che vivo qui è un'esperienza al di là di essere un'esperienza personale, è un'esperienza ecclesiale e culturale. Non sono lo stesso più. Sento dentro di me quante cose sono cambiate. Poi è interessante, lavorando con la gente, essere prete qua, nella realtà qua. Si capisce che la gente è uguale. I problemi umani sono uguali. I consigli che noi diamo come preti sono simili. La gente ha necessità ugualmente. Forse, da un punto di vista materiale, ha un conforto, ha una ricchezza, ma troviamo anche tante persone povere interiormente. Questo mi fa pensare tanto. Conferma anche che la missione impulsionata da Gesù, più che un fare, è un essere, è una questione di essere. Essere con gli altri. Costruire fraternità. Essere tessitori di fraternità, come il tema del mese missionario. Anche il coronavirus ci ha insegnato questo, che stiamo
nella stessa barca, che siamo uguali, e che fa pensare così: una prima persona in Cina è stato contaminato dal coronavirus e oggi tutto il mondo ha il coronavirus. Come il telaio, mi piace anche capire, comprendere la parola complesso. Complesso. Complesso è un tessuto che si intreccia, un filo che si intreccia nell'altro, nell'altro, nell'altro e così via. Il coronavirus ci ha mostrato di bello questo. Intrecciamo nelle strade della vita. E così, magari potessimo costruire più relazioni belle, fraterne, costruire la fraternità. Buonasera a tutti e buona veglia, mi inserisco dando un mio piccolo messaggio dal Brasile a tutti voi. Ieri, se qualcuno ha visto l'intervista che ho dato nella tenda TV, dicevo che una delle cose che mi ha colpito di più qui in Brasile è l'entusiasmo con il quale la gente manifesta la propria fede, soprattutto nelle liturgie, ma anche un po' nella vita. E in questi giorni stavo riflettendo un po' anche sul messaggio che il Papa ha mandato per la Giornata Mondiale delle Missioni, nel quale dice a un certo punto: già l'aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un implicito invito ad entrare nella dinamica del dono di sé, un seme che nei battezzati prenderà forma matura come risposta d'amore nel matrimonio e nella verginità per il regno di Dio. La vita umana nasce dall'amore di Dio, cresce nell'amore, tende all'amore. Ecco, pensavo di unire le due cose, perché abbiamo vissuto tutti, sia voi là in Italia che noi qua in Brasile, questo tempo di pandemia. Adesso in Italia sta ritornando anche un po' e c'è la paura di ritornare tutti chiusi in casa. E ripensavo a quei momenti nei quali mi arrivavano messaggi dall'Italia di persone chiuse in casa che non sapevano come fare. Ecco, l'amore da vivere veramente fino in fondo e personalmente anche con le persone più care, vicine di casa, abbiamo sperimentato che non è proprio così semplice quando è 24 ore su 24 continuamente. E c'è una cosa che mi ha colpito in quel momento, che tanti, ho visto tanti genitori inventarsi cose strane, fare dolci, inventare dei giochi particolari per stare insieme con i figli. Ecco, l'amore è una cosa che ci si inventa continuamente e una vita vissuta con amore è una vita piena, è una vita che, dice il Papa, di per sé stessa diventa annuncio di fede. Ecco, io credo che non sia sufficiente solo questo, ma dobbiamo unire la nostra vita piena di amore, che continuamente si rinnova con questo amore, anche con la preghiera, tenendo il contatto con colui che è la fonte dell'amore, che è Dio. Se riusciamo a fare questo, la nostra vita sarà veramente una missione ben compiuta. E io direi, preghiamo anche non solo per avere una vita piena, ma preghiamo anche per le missioni, per i missionari, per coloro che stanno donando la vita e testimoniando la fede in giro per il mondo. Anche questo diventa un aiuto e un sentirsi reciprocamente in contatto d'amore. Santa Teresina, patrona delle missioni, non ha fatto altro che fare questo:
offrire la sua vita per amore e per le missioni. Proviamo a fare anche noi la stessa cosa e sicuramente ne verrà fuori qualcosa di buono. Buona continuazione della veglia e un saluto a tutti anche dal Brasile. Ci alziamo in piedi. Ispirati da queste testimonianze, uniamoci nella preghiera «Insegnami l'amore» sull'esempio di Madre Teresa di Calcutta. Insieme. Signore, insegnami a non parlare come un bronzo risonante o un cembalo squillante, ma con amore. Rendimi capace di comprendere e dammi la fede che muove le montagne, ma con amore. Insegnami quell'amore che è sempre paziente, sempre gentile, mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso. L'amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare, a sopportare. Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, che io possa essere stato il debole ma costante riflesso del tuo amore perfetto. Possiamo sederci. Umili fratelli, dono dello Spirito Santo. Pensiamo di bastare a noi stessi, vogliamo migliorare, vogliamo essere riconosciuti, vogliamo affermarci. Più restiamo centrati su noi stessi e più allontaniamo gli altri. Ogni altro ci insegna qualcosa, anche la persona più fragile ci può insegnare. Il povero ci insegna che la nostra vita è precaria. Il diverso ci insegna che vi sono opportunità infinite. I bambini stessi ci insegnano la purezza.
Gesù è chiaro in questo, ci indica la mitezza e l'umiltà come prerogativa essenziale della fraternità. Se io mi innalzo, non potrò mai vedere nell'altro un fratello. Dio si è manifestato nell'umiltà di una greppia. L'umiltà è il terreno dell'incontro fraterno. Ce lo insegnano i santi, che si sono lasciati guidare e trasformare dallo Spirito Santo per diventare in Cristo fratelli, tessitori di fraternità. Vorremmo ora ricordare San Francesco di Assisi, che nell'umiltà si è donato come strumento nelle mani di Dio. Una delle caratteristiche tipiche e più umane di San Francesco era il rispetto per l'altro e la valorizzazione di ognuno. Non aveva prefabbricato di come dovesse essere il perfetto frate. In ciascuno vedeva una dimensione unica e preziosa. Sapeva descrivere il vero francescano come realtà in fieri e sintesi di molti modi di vivere. La fede di Bernardo, la semplicità di Leone, la cortesia di Angelo, il buon senso di Masseo, la contemplazione di Egidio, l'orazione di Rufino, la forza di Giovanni, la pazienza di Ginepro. Verrebbe da dire che l'umanità per San Francesco non deriva e non si esprime nel singolo, ma nella fraternità. Servono tutte le tessere per ricomporre il mosaico. Un autentico frate minore per Francesco non è un ideale astratto, ma è come ogni persona incarna nel miglior modo possibile qualcuna delle molte virtù. Questa perfezione non è patrimonio di uno, ma è armonia di molti fratelli. Da uno scritto di Fratel Dino Dozzi. Dalla prima lettera ai Corinzi. Ci sono diversi tipi di dono, ma lo stesso Spirito. Ci sono diversi tipi di servizio, ma lo stesso Signore. Ci sono diversi tipi di attività, ma lo stesso Dio che opera tutto in tutti. In ciascuno di noi lo Spirito Santo si manifesta dando la capacità più appropriata, ma sempre per il bene di tutti. Infatti, ad uno lo Spirito dà il linguaggio della sapienza, ad un altro il linguaggio della conoscenza, ma è sempre un dono del medesimo Spirito Santo. Un altro ancora può ricevere una fede speciale, e un altro il potere di guarire le malattie. È sempre il medesimo Spirito Santo che dà ad alcune persone il potere di fare miracoli, ad altre l'abilità di profetizzare e ad altre ancora quella di distinguere fra spiriti. È sempre il medesimo Spirito Santo che dà ad alcuni il dono di parlare in altre lingue e ad altri che non conoscono queste lingue la capacità di interpretare che cosa dicono. È sempre quest'unico e medesimo Spirito Santo che distribuisce ad ognuno i suoi doni come meglio crede.
la figura di San Francesco, che è stata introdotta in questo terzo momento, è davvero indovinata, mi pare, per aiutarci a comprendere il titolo e il contenuto di questa veglia, Tessitori di fraternità. L'espressione più emblematica, il manifesto, possiamo dire, di questa fraternità che riconosciamo in San Francesco è senz'altro il Cantico delle Creature, con cui Francesco eleva la sua lode a Dio e invita tutte le creature a lodare il Creatore riconoscendosi fratelli. E fratello il sole e sorella la luna. E fratello il fuoco e sorella l'acqua, fino ad essere sorella addirittura la morte. Tutta la vita degli uomini e delle creature trova la sua identità e il suo significato profondo dentro a questa tessitura di fraternità, che ha la sua origine nel dono gratuito di Dio. Debitori della vita, dono del Padre, diceva la prima parte di questa veglia. San Francesco riconosce questa tessitura di fraternità già nella naturalità delle creature. Il suo è uno sguardo, potremmo definirlo così, originario, uno sguardo che indica la vocazione e il desiderio di Dio su tutta la creazione e su ogni singola creatura. Quella creazione, quelle creature che hanno nell'uomo certamente il loro vertice, ma non nel senso di un dominio dispotico su di esse, bensì nel senso di diventare la voce di tutte le altre creature riconosciute come fratelli e sorelle per lodare il Creatore. Ma San Francesco, lo sappiamo bene, sa anche un'altra cosa. Sa che questa prospettiva originaria, incancellabile del disegno di Dio deve fare i conti con la durezza del cuore dell'uomo e con il peccato che continuamente insidia questo disegno meraviglioso del Creatore. Proprio per questo la visione che abbiamo ricordato presente nel Cantico delle Creature è accompagnata nella vita di San Francesco dalla consapevolezza che l'attuazione, la realizzazione di questo progetto di Dio non è un fatto automatico. Magari non lo è, non lo è. Ma si può compiere solo grazie al dono di sé che Gesù ha fatto sulla croce. Grazie al dono di sé che Gesù ha fatto sulla croce. Rinati a vita nuova, dono del Figlio, diceva la seconda parte di questa veglia. Un dono redentore, cioè che redime, libera, e che deve diventare il dono di sé anche per ciascuno di noi. È il dono di sé di Gesù. Noi siamo chiamati a viverlo. Un dono buono e bello e tuttavia crocifiggente, crocifiggente. Al punto che sul corpo stesso di San Francesco si sono a un certo punto della sua vita impresse le ferite di Gesù in croce, le stimmate. San Francesco è stato un grande tessitore di fraternità.
fratello universale, qualcuno lo ha definito come Gesù. È stato l'uomo, il cristiano, che più è stato sentito somigliante a Gesù. Ed è stato un grande tessitore di fraternità proprio perché si è lasciato conformare a Gesù e al dono totale della sua vita grazie all'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito che dona e attua in ogni uomo ciò che può costruire la fraternità. È lo Spirito che dà la forza di mettere a servizio degli altri i doni che ciascuno di noi ha, come ci ha ricordato San Paolo nella lettura che abbiamo appena ascoltato, senza cadere nella tentazione di tenerli per noi stessi, contro gli altri. Umili fratelli, dono dello Spirito Santo. È proprio il titolo della terza parte. È lo Spirito Santo, il grande tessitore di fraternità, che ci aiuta ad essere noi stessi tessitori di relazioni fraterne. E l'immagine della rete che abbiamo preso come simbolo per il nostro cammino di quest'anno ha molto a che fare con l'immagine di diventare tessitori di fraternità che questa veglia ci suggerisce. Invochiamo allora insistentemente il dono dello Spirito Santo che ci aiuti a far rete con Gesù e fra di noi, che ci aiuti a costruire quell'ordito e quella trama di relazioni fraterne nelle quali si realizza e si comunica, il regno che Gesù è venuto ad annunciare e a inaugurare. Il senso della missione è proprio questo.
Ringraziamo Dio Padre per i doni della sua presenza nelle nostre vite e per gli stimoli che queste testimonianze in questa serata ci hanno offerto. Uniamoci nel supplicarlo di renderci degni del suo amore per noi. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre buono, per tutti i popoli nel mondo, nelle loro molteplicità e originalità culturali, affinché tu possa illuminare i loro cuori e le loro menti e si impegnino nel tuo nome a costruire ponti e cammini di pace. Ti preghiamo, Dio Padre, per la nostra Chiesa, Madre universale, affinché ogni uomo si senta figlio, accolto e amato. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre misericordioso, che questo scambio fra diocesi sorelle possa continuare ad essere motivo di riflessione e di stimolo per tutti noi e soprattutto per i nostri giovani. Sostieni con la tua forza tutti i missionari che sono nel mondo. Ascolta. Ti preghiamo, Dio nostro Padre, che lo Spirito Santo scenda nei cuori di tutti i giovani, soprattutto quelli lontani, e susciti in loro il desiderio profondo di te, la vocazione all'amore, l'attenzione per i più fragili e poveri, fino alla scelta di donare la vita per te. Ascoltaci. Ti preghiamo, Padre di tutti noi, affinché possiamo trasformare le nostre vite ed essere sempre più tessitori di fraternità, offrendo a te il nostro cuore ogni giorno, perché tu possa plasmarlo secondo la tua volontà. Tutto questo lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Carissimi, si rinnova oggi per noi l'esperienza della Chiesa delle origini, la quale inviava alcuni suoi figli non solo a confermare nella fede i propri fratelli, ma ad annunziare con franchezza apostolica il Vangelo ai popoli che ancora non conoscevano il Cristo. L'invio di questo nostro fratello, secondo le concrete necessità delle chiese particolari, renda più forte il vincolo di comunione fraterna che già vive e opera mediante la preghiera. Preghiamo. O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Guarda quant'è grande la tua messe e manda i tuoi operai perché sia annunziato il Vangelo ad ogni creatura e il tuo popolo, radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, proceda nella via della salvezza e dell'amore per Cristo nostro Signore. Don Damiano Boffo, la Chiesa diocesana di Vittorio Veneto oggi ti invia ad annunziare il Vangelo in un paese lontano e ti accompagna con le sue preghiere. Ti benediciamo e ti lodiamo, Dio, perché nel misterioso disegno della tua misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato mediante l'effusione del suo sangue e colmarli dei doni dello Spirito Santo. Egli, vinta la morte, prima di salire a te, o Padre, mandò gli apostoli vicari del suo amore e del suo potere regale per annunziare ai popoli il Vangelo della vita e immergere i credenti nelle acque rigeneratrici
del battesimo. Guarda, Signore, questo tuo servo, che investito del segno della croce inviamo come messaggero di salvezza e di pace. Guida i suoi passi con la tua destra e sostienilo con la potenza della tua grazia, perché non venga meno sotto il peso delle fatiche apostoliche. Risuoni nelle sue parole la voce di Cristo, e quanti lo ascolteranno siano attirati all'obbedienza del Vangelo. Infondi nel suo cuore il tuo Santo Spirito, perché conduca a te, o Padre, una moltitudine di figli che nella Santa Chiesa ti lodino senza fine per Cristo nostro Signore. Signore Padre Santo, che hai voluto fare della croce del tuo Figlio l'origine di ogni benedizione e la fonte di ogni grazia, benedici queste croci. Fa che coloro che le porteranno davanti agli uomini si impegnino a rinnovarsi a immagine del tuo Figlio, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Damiano, ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica il Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Amen. Nel messaggio per la giornata mondiale missionaria di quest'anno, cari fratelli e sorelle, tutti, il Papa rinnova la chiamata ad essere strumenti del suo amore nel mondo. La malattia, la sofferenza, la paura, l'isolamento ci interpellano. Dice il Papa, la malattia, la sofferenza, la paura, l'isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a se stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo, ci interroga. In questo contesto la domanda che Dio pone, chi manderò, ci viene nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta. Eccomi, manda me. Dio continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male. Rispondiamo ora con generosità a questa chiamata, perché nel mondo intero possa risuonare, anche attraverso di noi, la buona notizia del suo Vangelo. Chi manderò nei luoghi dove dilagano malattia e sofferenza, dove paura e isolamento opprimono tanti nostri fratelli e sorelle? Chi manderò a chi sta morendo nella solitudine, agli anziani abbandonati a se stessi, alle famiglie lacerate nelle relazioni, a chi ha perso il lavoro e la dignità, ai giovani smarriti davanti al loro futuro? Chi manderò fino ai confini della terra a coloro che ancora non conoscono il Vangelo come tessitore di fraternità e annunciatore del mio amore che libera dal peccato e dalla morte? Dio, Padre, che vi chiama ad essere luce nel mondo e sale della terra, vi sostenga con la forza del suo Spirito perché questa vostra risposta pronta e generosa sia confermata ogni giorno da una fede altrettanto forte e operosa. E il mondo creda nel Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli. E in comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo, proclamiamo insieme
accompagnati dal canto, la preghiera universale che Gesù ci ha consegnato. Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, Padre Santo, benedici e proteggi noi, tuoi figli, che abbiamo partecipato a questa veglia. Il tuo volto brilli sempre più sul nostro e ci doni la tua pace, perché come discepoli missionari del tuo Figlio sappiamo essere sempre e ovunque tessitori di quella fraternità che nasce dal Vangelo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni Dio Padre Onnipotente, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Annunciate a tutti le meraviglie del Signore e andate in pace. Siamo ora tutti invitati a prendere dalle mani del Vescovo, ovviamente in ordine, mantenendo le distanze di sicurezza, eccetera, eccetera, un piccolo segno che lui ha benedetto. È una tela lavorata a mano che è diventata una mascherina. La tela viene proprio dall'Africa, è tornata con noi da dei viaggi che abbiamo fatto. Abbiamo scelto questo piccolo dono che ormai è un oggetto che fa parte, vediamo, della nostra vita. Le mascherine sono proprio fatte a mano da Nairut, che è una peruviana, tra l'altro, che vive qui nel nostro territorio. E vorremmo chiedervi che nel portarle, se avete voglia, di usare colori sgargianti, ovviamente, quelli africani, ci ricordassimo di vivere con umiltà fraterna, un po' quello che abbiamo vissuto questa sera, partendo dal nostro cuore, per donarlo a chi incontriamo nella nostra vita. Le mascherine sono a tre veli, con la possibilità di mettere il filtro, quindi perfettamente a norma. Non è tutto. Dopo che avete preso la mascherina, che è nel sacchettino, e dentro trovate anche una preghiera dell'Ottobre Missionario e un crocifisso anche per voi, come quello che ha ricevuto Don Damiano, vi invitiamo a fare un gesto concreto, per uscire da qui, ma anche impegnandoci in qualcosa di concreto. E lo vivremo in quello spazio lì, c'è la bellissima statua della Madonna. Davanti c'è un mappamondo,
Forse chi è lontano non vede, ma quando vi avvicinerete, insomma, prendete la mascherina, vi avvicinate, ci sono tanti fili attaccati con delle puntine. Lì vicino c'è Monica e Monica vi consegnerà una puntina. Voi prendete un filo e lo posizionate in uno dei continenti che più avete a cuore. Anche due, tanto penso che ce la facciamo. E ci impegniamo, puntando quel continente, di pregare per le persone di quel continente. Ok? Ci stiamo? Benissimo. Non ho ancora finito, un attimo solo, tante robe da dire. Molto semplice, due ringraziamenti veloci perché ci stanno. Intanto a Don Pierino per la sua disponibilità e ai collaboratori, Mario che ci ha aiutato ad allestire la chiesa. Grazie Don Pierino. Poi grazie ai testimoni, Don Damiano, Nessivaldo, Don Marco che è stato qui con noi, grazie al Vescovo Monsignor Giorgio che è stato con noi, gentilissimo, e al nostro Vescovo Sua Eccellenza che è sempre disponibile a seguirci nelle nostre itineranti veglie. Grazie al coro Tatanzambe che ha cantato insomma in lingua, è un coro missionario che nasce all'interno dei missionari della Consolata, quindi uno spirito tipicamente missionario. Anche se non l'avete visto, grazie ad Andrea Quadrio che ha allestito tutta la parte informatica e lo schermo. Grazie alla Tenda TV, Federico e i collaboratori laggiù che sono sempre disponibili, a Don Paolo del Centro Diocesano Vocazioni che ha fatto insieme a noi questo momento, a tutti i collaboratori dell'ufficio missionario, Monica, Tino e Roberta che hanno dato una mano. Uscendo, vi tenete il libretto, trovate un'iniziativa dell'ufficio catechistico che è preghiera in famiglia, anche questo è un'occasione per stare connessi. E alla fine, nell'ultima pagina, il rilancio del progetto Eco Missioni. Sapete che è ripartito quest'anno, la raccolta dei tappi di plastica e di sughero. Prossima settimana sull'azione, insomma, vi racconteremo di più di questa esperienza. Ultima cosa, in fondo trovate Olga, perché qui in questa chiesa, in questa parrocchia, c'è un piccolo gruppo missionario che ha esposto i progetti che loro fanno. Quindi quando uscite, ovviamente in ordine tutto, potete osservare. In fondo c'è del materiale dell'ottobre missionario. Ho veramente finito. Grazie a tutti e ascoltiamo il coro che ci accompagna. E magari una fila unica e poi quando vi spostate andate di là e fate quello che dovete fare. E buonanotte a tutti.